corso di una conferenza o di un dibattito a cui ha partecipato all'Arsenale di Pisa nel gennaio scorso, alla fine della proiezione del film Luciana Castellina, comunista, dibattito a cui partecipava lui stesso, partecipava l'interessata, quindi il soggetto del suo film, Luciana Castellina, e Alfonso Iacono, che è il preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa. Daniele Segre è da dire appunto interrogato sui suoi film sul lavoro, Morire di lavoro e Fiat d'Italia, ebbe a dire che questi film facevano parte del gruppo dei film che lui riteneva necessari. Ecco, io inviterei adesso qui Daniele Segre, proprio per brevemente, prima di vedere il film, alla fine del film ci sarà un dibattito, sarà possibile commentarlo ed esprimere i giudizi su questo. Ecco, appunto, chiederei a Daniele Segre perché giudica questi film necessari e a parlarci un pochino della genesi di questo suo film Si Fiat Italia che ci accingiamo a vedere. Grazie Daniele. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio questo circolo di Follonica e Tirreno per l'invito che mi onora e vi ringrazio molto per la vostra presenza. Beh, un film è necessario quando è necessario, specialmente quando protagonisti sono persone invisibili, annientate da delle logiche per le quali non devono esistere se non schiacciati dallo sfruttamento. E questo purtroppo è una realtà drammatica che attraversa non solo il nostro paese, ma in particolare il nostro paese vive drammaticamente delle gravi contraddizioni estremamente laceranti e che aumentano il disagio e la solitudine dei lavoratori. Io credo che un regista, se deve fare il regista, questa è la mia opinione perché ci sono tanti punti di vista, io credo che deve intervenire per dare un contributo al proprio paese. Dal mio punto di vista i lavoratori sono l'espressione più avanzata della civiltà del paese, senza i lavoratori un paese non va da nessuna parte e quindi bisogna capire cosa è successo, perché si è arrivati a un punto così delicato, difficile, problematico, molto complesso, che li vede praticamente in solitudine. È una grave solitudine che accompagna anche i registi che fanno questo tipo di film. Non pensate che io abbia, come dire, le porte aperte, anzi, tutt'altro, ogni volta che faccio un film con queste caratteristiche le porte me le chiudo io da solo, insomma, no? Ma, come dire, ho scelto io di pedalare questa bicicletta e ne sono anche orgoglioso e sono convinto di quello che faccio, quindi sono disposto a lottare, a impegnarmi, a dare il mio contributo, anche se so che il prezzo è molto alto, non solo la solitudine ma anche l'emarginazione e la difficoltà di trovare poi la capacità di reagire, di resistere per mandare avanti un progetto di ricerca. Non a caso la mia società di produzione si chiama I Cammelli, proprio perché avevo capito fin dall'inizio che bisognava resistere e si resiste. Questo film nasce da un referendum voluto da Sergio Marchionne. Io abitando a Torino non ho avuto difficoltà ad andare davanti ai cancelli di Mirafiori e a seguire quei giorni estremamente convulsi del referendum. Però mi sono reso conto anche che il materiale che io avevo girato era sì certamente interessante, se lo vogliamo definire un materiale da reportage, tipo servizio televisivo, perché comunque c'erano televisioni di tutto il mondo, sembrava proprio una piazza d'armi incredibile, e quindi diciamo non era produttivamente, dal mio punto di vista, interessante, e sul piano, come dire, produttivamente intendo sul piano dei contenuti, esaustivo, se non
fosse stato supportato da un'analisi più approfondita che ho potuto fare grazie ai film, a sequenze di film che io ho fatto nel corso della mia vita sempre sul mondo dei lavoratori. E quindi vedrete questo film, che la parte cosiddetta della realtà presente, quella di Mirafiori, è a colori, mentre tutte le sequenze dei film solo miei che ho usato sono in bianco e nero e che appartengono e sono stati fatti precedentemente. E ho cercato di analizzare, di comprendere e di capire perché si è arrivati a questo punto. Lì eravamo nel 2011, nel 2013 le cose dal mio punto di vista sono peggiorate alquanto e la situazione è diventata ancora più drammatica e alcune questioni trattate nel film sono assolutamente importanti in primo piano e poi i protagonisti qua sono protagonisti di primo piano perché abbiamo i lavoratori della Fiat, ma abbiamo anche i responsabili nazionali della FIOM CGIL che hanno seguito tutta l'avvertenza, che si sono esposti e sono rimasti, tuttora lo sono, isolati di fronte a una battaglia, anche quella che io considero necessaria, di tutela e di rappresentanza, cosa che in altre situazioni è stata dismessa questo impegno, creando situazioni di profondo e ulteriore disagio. È un'analisi che faccio, ovviamente non vi porterà il buon umore, però non è un film su una sconfitta, è un film che aiuta a capire il perché si è arrivati a questo punto ed eventualmente quali strumenti si possono assumere per riprendere un cammino che non è stato interrotto, ma sul quale si sono stati messi innumerevoli ostacoli pesantissimi, insopportabili, e il prezzo lo pagano praticamente i lavoratori. E io credo e considero che questa questione non sia giusta. Come d'altronde quando ho fatto Morire di lavoro, Massimo l'ha presentato, lo ringrazio per le belle parole che ha detto, beh, non pensate che questi miei film passino in Rai. Cioè proprio, io sono un soggetto socialmente pericoloso perché do diritto di parola ai lavoratori. Quindi tutte queste tappe, compresa oggi Follonica, sono tappe di conquista del territorio, di relazione, di comunicazione e un qualcosa che possa portare avanti un pensiero, perché la questione fondamentale è che oggi non pensiamo e non siamo più capaci ad ascoltare. Allora, Morire di lavoro dura 88 minuti ed è praticamente i primi piani di lavoratori. Anche qui vedrete, ho usato alcuni frammenti di miei film dove vedrete il primo piano, ma comunque siete obbligati ad ascoltare, non è un videoclip televisivo, ma in questo caso il regista obbliga lo spettatore, se ne ha voglia, a vivere un viaggio, a esserne coinvolto, a pensare per poter capire con la sua testa, non con la mia. Io vi do uno spunto di riflessione. Poi se volete, io e tutti voi possiamo chiacchierare dopo rispetto, diciamo, a quello che il film vi propone e anche a questo tipo di cinema che io considero necessario, ma che purtroppo non solo nel mio caso è alquanto bistrattato ed emarginato, ma fa parte del gioco, ecco, ed è un gioco pesante, ma lo dobbiamo giocare e senza scappare dalle responsabilità, in un tempo in cui si scappa dalle responsabilità e strisciante si commettono dei gravi tradimenti. Buona visione. Ecco, avete visto appunto Sil Fiat Italia, film del 2011. Eccola, esprimo così delle mie personali valutazioni su questo film, costruito in modo esemplare, alternando riprese effettuate nel momento
momento stesso dell'effettuazione del referendum, credo tre o quattro giorni prima del referendum e poi durante lo scrutinio, durante lo spoglio dei voti. E alternando tutto questo con brani di interviste a personaggi significativi del mondo della CGIL, come Landini, come Airin Rauto e così via, oppure brani tratti da interviste televisive a Berlusconi, a D'Alema, a Bonanni e così via. E alternando tutto questo con delle sequenze dei film precedenti di Segre, dai film sulle aziende sarde, dalla Reminiera e l'altra della Nuova Scaini, alla Falchi di Sesto San Giovanni e più Morire di Lavoro. Morire di Lavoro che ci regala alcune sequenze emozionantissime. Per esempio, a me ha colpito vedendo Morire di Lavoro e colpisce vedendola moltissimo, colpisce vedendola all'interno di questo film, la sequenza in cui la voce opera, la voce fuori campo del senegalese racconta la propria morte di lavoro con l'inquadratura completamente fissa a inquadrare l'amore antonelliana sulla sinistra e le due cruz sulla destra dell'inquadratura. Ecco, lì c'è tutto il dramma di questa situazione. E poi il modo di riprendere di Segre, secondo me tutto personale, questi primi piani dei protagonisti della storia, che quasi sembra che ci vogliano parlare direttamente, la macchina da presa quasi a voler fugare dentro le loro coscienze, e questo proprio dialogo diretto fra loro e noi, quasi appunto a volerci parlare direttamente, che ci impedisce di non ascoltarli, che siamo costretti ad ascoltare. Ecco, una domanda che vorrei fare così a Segre, prima di aprire anche il dibattito, a vostri eventuali commenti, eccetera, come si comporta Daniele Segre nella costruzione di un suo racconto cinematografico, partendo dalla storia, cioè evita rigorosamente il commento, evita rigorosamente il proprio commento e quindi costruisce tutto il racconto attraverso le parole, attraverso le interviste, attraverso le parole degli altri. Come si costruisce il racconto cinematografico chiama il cinema della realtà, perché è ancorato alla realtà, e ha spesso detto in interviste o in conferenze varie di detestare affettuosamente il termine documentario. Ecco, perché questo? Beh, intanto inizio a rispondere alla prima domanda. Non si sa mai come sarà l'approdo finale strutturale di un racconto filmico che parte dalla realtà, come potete immaginare. Occorre calarsi in quella realtà, viverla, condividerla, stabilire dei rapporti e da lì costruire le condizioni di un pensiero, di un'umanità. Quindi a tavolino non è possibile immaginare nulla come in un film di finzione dove si scrive la sceneggiatura. Qui è una storia di uomini, di donne e di un incontro tra persone per riattivare una sensibilità e restituire un diritto di parola. Questa è un principio base. Non vado per compatire, vado per sostenere, riconoscere, ascoltare, capire,
e trasmettere questa conoscenza, perché questa conoscenza diventi patrimonio collettivo. Quindi, come dire, il mio è un intervento. Poi ovviamente la fase del montaggio è un lavoro chirurgico, di alta chirurgia, per costruire le connessioni sensibili di comunicazione. La scelta del primo piano è una scelta complicata, come potete immaginare, per me, ma in particolare per le persone filmate, perché siamo in una situazione di un set come può essere questo con le luci, dove c'è una telecamera cinepresa, dove ci sono dei tecnici, queste persone sono da sole e il regista gli chiede di essere se stesse, i più naturali possibili, come se avessero a che fare con il loro migliore amico. Quindi potete immaginare la complicanza di poter essere se stessi in una situazione così artificiale, diciamo cinematografica, non, come dire, per la strada con le interviste usa e getta. Ma è da qui che si costruisce le condizioni di una restituzione della dignità di queste persone. Innanzitutto loro sono consapevoli di quello che stanno facendo e sanno anche che il regista è lì per ascoltarli e per cercarli di restituirgli questo diritto di esprimersi. E il mio lavoro è quello di incontrarsi e riconoscersi per poter essere se stessi, perché questo è, diciamo, la chiave espressiva fondamentale. Cioè tu sei, devi essere proprio tu, come quando ti esprimi col tuo migliore amico, ti lasci andare, sei te stesso, che è una condizione molto complicata anche nella normalità senza le luci, dove ognuno di noi per proteggersi ha le sue maschere. Per il tipo di cinema che faccio io chiedo, desidero che queste maschere siano tolte, grazie alle quali, cioè togliendo queste maschere, si può approdare a comprendere. La scelta del primo piano, dello sguardo in macchina, è una scelta voluta da me in modo che i protagonisti abbiano modo di guardare negli occhi gli spettatori e ci possa essere questa condivisione, questa riconoscibilità. Ogni spettatore, se vuole, non è obbligato, si fa il suo viaggio e forse attraverso questi racconti ha motivo di riconoscimento per tanti motivi che sa solo lui. Però a me come regista interessa che si attivi l'aggancio come nelle navicelle spaziali e poi, come dire, il viaggio va, e come in questo caso, in modo particolare ancora di più in Morire di lavoro, non sono viaggi facili. Però, come all'inizio in introduzione si diceva, sono viaggi necessari, cioè è meglio sapere che non sapere, o far finta di non sapere e scappare. È difficile sapere, perché ti impegna, e a volte questa conoscenza produce sofferenza, ma può anche produrre la capacità e la forza per reagire a queste incombenze così complicate. E quindi il mio compito, il mestiere che faccio, è proprio quello di trasmettere conoscenza attraverso non la scrittura, ma attraverso l'audiovisivo, il cinema. Perché non chiamo, cioè detesto il cinema documentario, il termine documentario? Perché io detesto i ghetti. A me non mi va di essere, come dire, sistemato in un ghetto e avere l'etichetta del documentarista. Il cinema è una sola cosa, che faccia il cinema della realtà o il cinema della funzione, l'importante è avere delle cose da dire, avere la capacità di esprimersi e trovare il senso compiuto di un'espressione, di un segno, di un gesto, e quello è arte cinematografica e non può essere catalogata per i becchini di regime nella categoria documentario. Assolutamente non lo accetto. E allora il corso che avevo, perché poi Alberoni mi ha licenziato e anche con la nuova dirigente dei PD continua a essere licenziato, chissà perché,
al centro sperimentale avevo inventato questa terminologia corso cinema della realtà, che mantengo e anche nei corsi universitari che faccio. Il cinema è una sola cosa, non ci possono essere dei surrogati, deve essere limpido e deve avere la capacità dirompente, se necessario, di dare un pugno nello stomaco, se necessario, per rompere quell'omertà nella quale ognuno di noi si rintana per non sentire, non vedere, non parlare, perché non conviene. Mentre io credo che sia il momento che conviene esporsi, dire quello che si pensa, finché si può, perché altrimenti c'è il rischio che sia troppo tardi. No, adesso stavo pensando degli sms che ho ricevuto il 1° maggio che mi facevano gli auguri del 1° maggio, io rispondevo buon 1° maggio finché si può, no? Perché non ho bei pensieri in questo periodo, no? Questo film non lo vedevo da tanto tempo e devo dirvi che ahimè è di un'attualità pazzesca, pazzesca. E oltre l'immaginabile, l'ho girato nel gennaio del 2011, l'ho terminato a giugno credo del 2011 con tutto il montaggio, sono passati praticamente 3 anni, 11, 12, 13, 2 anni e mezzo, 3, ma la situazione è peggiorata, la situazione è peggiorata. Spero di avervi detto quasi tutto. Quindi, ecco, dato che il tuo appunto è un cinema in divenire, praticamente non sai mai dove vai a finire. Cioè, per fortuna. Infatti è il lato positivo. Cioè, qui il film sarebbe stato diverso se avesse vinto il no, ipoteticamente, oppure se avesse vinto al 90%. Nella struttura probabilmente sì, però il concetto base è la situazione drammatica che vivono i lavoratori, che hanno perso il senso della loro identità, e questo è il problema drammatico. Il senso dell'identità che è frutto di un abbandono colpevole da parte della politica, e quindi questa situazione è dell'invasività strumentale, militare, dell'uso della televisione in forma impropria, che ha condizionato e ha modificato proprio gli scenari dell'immaginario collettivo. Questi elementi hanno creato, diciamo, dei modelli di riferimento che hanno distrutto, come dire, quell'identità, una volta si diceva identità di classe, che determinava, come dire, un senso di appartenenza, un orgoglio di appartenenza che aiutava, univa e permetteva di sentirsi adeguatamente forti per un confronto giusto, corretto con la cosiddetta controparte. Adesso purtroppo questo non c'è più e questo produce degli effetti, come dire, disastrosi sul piano, ma non sta a me dirlo, io sono solo un regista, della capacità contrattuale che i lavoratori hanno nei confronti del mondo del lavoro, e questo è il problema, perché non hanno più nessun genere di potere, se si può usare questo termine, e capacità di reazione civile e democratica, perché, e quindi prendo la responsabilità di quello che dico, sono poco rappresentati, e questa loro necessità reale e importante di sentirsi rappresentati a volte rimbomba nel vuoto, quindi creando un grave e profondo scollamento. Pensate che morire di lavoro, come questo film l'ho prodotto io con la mia società, sono stato invitato come stasera, e stasera mi fa piacere che ci siano dei rappresentanti sindacali della FIOM, ma morire di lavoro li organizzavano le 3 confederazioni, i sindacalisti non venivano alla proiezione. Sapete quante volte mi è successo? Quante volte mi sono trovato le sedie vuote dei sindacalisti che invece dovevano essere lì? O sindacalisti che dicevano: ma questo film è un pugno nello stomaco.
Morire di lavoro? Io gli rispondevo, ma per me è più un pugno nello stomaco i programmi che danno su Rai 1 ogni sera o su Canale 5. Quelli offendono la nostra dignità. Questi lavoratori invece urlano la loro solitudine e il loro abbandono di fronte a situazioni drammatiche, letteralmente drammatiche, dove proprio sono abbandonati. Ecco. È una situazione notevolmente difficile, che richiede delle risposte mature, ma non ci sono perché non c'è una classe politica responsabile dal mio punto di vista. E questo è un problema drammatico che il nostro paese attraversa e che ha manifestato in un modo clamoroso nelle recenti elezioni presidenziali. E questo è chiaro che poi un regista cerca di capire, di elaborare e io personalmente di intervenire nella realtà. Cioè, questo film è stato deciso, l'ho deciso in un giorno di farlo. Non ci vuole molto oggi con le nuove tecnologie digitali. In questo caso non ho dovuto neanche fare i viaggi né alberghi, ero a Torino, a casa mia. Ma altri film come Dinamite, lo stesso, la decisione è stata di 5 minuti. Cioè, non si può, nei confronti della realtà, stare a tavolino, immaginare, scrivere, perché poi nel frattempo la realtà è cambiata. Devi essere, come dire, un regista reporter, sentire, intuire e partire. E poi vivere l'immediato, è lì che si fa il film. Cioè, l'elaborazione strutturale, narrativa del racconto parte dall'incontro che io ho con le persone. E grazie alle persone che incontro e alla loro disponibilità che producono l'ispirazione del racconto stesso, che io poi vado a verificare in montaggio, ma niente è scritto per fortuna, perché se fosse scritto sarebbe tutto finto, sarebbe tutto plastificato e quell'umanità forte che ognuno di noi ha, perché ognuno di noi ha questa umanità, l'importante è che abbia la capacità e la voglia e la disponibilità di tirarla fuori, è un tesoro straordinario, prezioso, e per uno come me che fa questo mestiere è una materia prima incredibile, incredibile, e quindi diventa poi facile nella sua complicanza lavorare al montaggio per costruire una storia non d'attualità. Questo non è un prodotto giornalistico, ma qualcosa che dal mio punto di vista, nella mia ambizione, come per tutti gli artisti, abbia la capacità di diventare eterna per sempre rispetto alle questioni che tratta e come le tratta dal punto di vista del linguaggio, della rappresentazione. Quindi, come avete visto, no? Ecco perché lo chiamo cinema della realtà, adesso, lasciando perdere gli slogan, l'uso delle luci non è un uso delle luci con la luce diffusa, ma i volti sono belli, sono fotografati bene, e questo è importante, perché io è come se facessi uno spot dei lavoratori, quindi lavoro per valorizzare al meglio l'espressività usando le luci come si usano nel cinema e non nella televisione, lavorando sulle ombre, le luci e quant'altro per dare, diciamo, quello spessore e quell'espressività che diventa racconto. Quindi non sono solo le parole che raccontano, ma innanzitutto sono i volti, perché attraverso i volti, insomma, è una mappa straordinaria. Io proprio mi perdo già durante l'intervista, io le persone non le vedo normalmente, ma le vedo attraverso i monitor, cerco di non farmi vedere dalle persone con le quali, diciamo, li stimolo a chiacchierare. Qui ci sono delle regole precise per raggiungere questa naturalità, però preferisco che loro non mi vedano, io li vedo attraverso i monitor e ogni volta è un viaggio dove io mi perdo e mi dimentico anche del tempo che passa, talmente, ma questo voi lo sapete bene, che quando una persona sa esprimersi, si lascia andare, incomincia a parlare e se stessa ti racconta delle cose incredibili, il tempo si sospende, non passa più, nel senso, cioè passa talmente velocemente che non te ne accorgi perché sei lì preso dentro. La stessa cosa succede poi quando io mi rivedo in materiale in montaggio, e potete immaginare i ballottaggi
dolorosi che devo fare per poter scegliere il materiale incredibile. Per esempio, no, lui l'ha accennato, e chiudo qua, per esempio Giuliana, non Giulia, ma Giuliana Tedeschi, il titolo del film è 76847, è materiale che io avevo girato nel 98, di questa donna che è portata non in un campo di sterminio, di concentramento, ma in un campo di sterminio di Auschwitz. Il materiale è incredibile che io ho usato in un mio film 3 minuti. Adesso ho fatto un film di 76 minuti con un'intervista. Lo stesso, no, 42 minuti Giuliana Tedeschi, 76 minuti dura questa cosa inedita di Ingrao, qui avete visto un pezzettino che ho usato nel film che avevo fatto sulla chiusura del giornale dell'Unità nel 2000. Ero andato a trovarlo a Lenola con un giornalista dell'Unità, Bruno Golini, e avevamo fatto una lunghissima chiacchierata, e io per quel film dell'Unità e per questo ho usato proprio brevissimi frammenti. Ho rivisto dopo 13 anni questo materiale, ho montato 76 minuti, per dirvi che sono viaggi incredibili, straordinari, e che umanamente arricchiscono proprio sul piano dell'incontro. L'importante è superare quella convenzione della ritualità formale e insignificante dove non si dice niente. Quindi queste persone che io non conosco e le conosco solamente sul set, a loro chiedo semplicemente di fidarsi di me, che io non li tradirò. E dove è possibile torno a rendere conto del risultato prima che sia reso pubblico, per dimostrare che non tradisco, perché è un valore assoluto questo, il rispetto della dignità della persona e l'impegno di essere leale per costruire, diciamo, insieme le condizioni di un qualcosa in cui crediamo. Questo è il cinema che io faccio, ed è fatto dalle persone e dall'umanità che incontro in qualunque contesto, sia nel mondo del lavoro che in generale, anche in situazioni difficili e delicate come quelle che riguardano la salute delle persone.